abbiamo con noi un parlamentare toscano, deputato Fabio Evangelisti, dell'Italia dei Valori, deputato che conosce ovviamente bene la realtà toscana, in particolare quella della sua terra, viene da Massa Carrara, dalle terre della Puania, come si direbbe. Ecco, intanto ci sono già dei dati significativi anche sul fronte dei partiti. Ecco, Evangelisti, come giudica il trend in atto? Beh, per l'Italia dei Valori oggi è facile l'analisi del voto. I primi dati ci parlano di una cifra intorno al 9% e questo è un risultato che giudichiamo straordinario. L'Italia dei Valori era quello che dicevamo in campagna elettorale, sarà la vera novità del prossimo Consiglio regionale e questi dati lo confermano. Però non farei onore all'intelligenza se non riconoscessi che c'è un altro dato che emerge da questo voto, è il risultato della Lega Nord intorno al 7%, che dice che la Lega ha scavalcato l'Appennino e si va affermando anche in Toscana. Però a tutto scapito del Popolo delle Libertà, infatti da quello che ho visto il Popolo del PDL non va oltre il 28%, con un PD che si conferma intorno al 41-42%, questo sta a significare che insieme Italia dei Valori e Partito Democratico governeranno la prossima Assemblea regionale della Toscana e Enrico Rossi sarà il nuovo presidente. Ecco, fra l'altro rispetto al risultato di Enrico Rossi ancora siamo a circa 600 seggi scrutinati, manca ancora molta strada, ma non sembra che il risultato sia così differente da quello del 2005. No, le tendenze ormai si vanno consolidando. Chi ha parlato di una percentuale alta di astenuti a vantaggio dell'uno o dell'altro schieramento evidentemente non ha saputo leggere bene, perché mi sembra una disaffezione generalizzata, salvo forze come appunto l'Italia dei Valori, che manifestano posizioni nette, chiare e linee politiche assolutamente coerenti. Ecco, nell'astensionismo quindi una trasversalità che non muta i rapporti di forza? Non li muta fra il centrodestra e il centrosinistra, però riscrive i rapporti all'interno delle due coalizioni, a vantaggio dell'Italia dei Valori nel centrosinistra e a vantaggio della Lega nel centrodestra. Ecco, Evangelisti, abbiamo detto se continua così, e pare che continui così, l'Italia dei Valori sarà nell'assise regionale, nell'assemblea regionale, con chi? Facciamo subito un totonome. È chiaro che definiremo tutto dopo il voto, quando avremo letto bene i dati, quando sapremo con esattezza il numero dei consiglieri eletti. Una ipotesi è che dentro questo pacchetto di Mischia ci sarà senz'altro Giuliano Fedeli, nostro coordinatore regionale, ci sarà l'avvocato Manneschi di Arezzo, è molto probabile che entrino anche donne come Cristina Scaletti di Firenze, Maria Luisa Chincarini di Pisa, Marta Gazzarri di Livorno. Vediamo però i risultati, poi ci sediamo lì intorno a un tavolo e insieme anche ad Antonio Di Pietro valuteremo quali saranno le scelte migliori da fare. Grazie Evangelista, lo ringraziamo.